La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono: tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. È solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, da perdere. Na 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 na. Sono Franco Dritto e chi parla? È il dottor Nicolai. Di Nicolai. È lei, professor Franco Dritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Capitana. Ha capito? Sì. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, se può ripetere il consiglio. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia. Sì. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Na-n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 a-
E poi la gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Lei è ignorante? Io sì. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità. Non li vegliano dentro. Li faccia squarciare l'ignoranza. No. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Na 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 na.